per il Camerosson, palla per Bellomo! Subito Bellomo, dopo 53 secondi, sblocca il risultato. Lancia lungo con i piedi, va con il petto molto elegantemente Zvierkowski, situazione di 3 contro 2, palla per Belsito, voleva il passaggio sul secondo pallo, rimpallato, entra in area Belsito, addosso allo Popolo, ancora Belsito, dentro per Crescenzo! 2-0 del Camerosson, impetuosa l'azione del Camerosson, 7 minuti celestiali da parte dei biancocelesti. Lungolina per Bellomo che vorrebbe fargli tornare il pallone, ancora Bellomo di tacco a liberare Laino, va Laino in porta e poi Bordignon sul secondo palo, sulla respinta di Lopopolo, va a fare 3-0. Zvierkowski rientra sul sinistro, serve Laino che è tutto solo e non può sbagliare da dentro l'area. Laino va a realizzare il 4-0. Nei 12 metri del Camerosson, va in porta direttamente Caetano, viene convalidata la rete sull'intervento così così di Marco Bonora. 4-2. Caetano vuole liberare il destro, addosso a Laino, ancora Perri, va in porta! Che gol strepitoso, doppietta di Perri, trova l'angolino dove Bonora questa volta non può arrivare. 4-3. Ancora Caetano vorrebbe liberare il destro, va da Perri, ci prova ancora Perri, tripletta del numero 11, 4 pari, la Salinis torna in partita, torna in vita. Belsito per Bellomo, ancora Bellomo, rientra sui suoi passi, salta l'avversario, Bellomo entra in area, prova a mettere sul secondo palo, Belsito! Belsito! 5-4 del Camerosson, azione propiziata come al solito da Bellomo. Ora i due a fraseggiare, sale alto Bordignon, Perri deve uscire un po' dal seminato, Bordignon va direttamente in porta, Bordignon! 6-4 del Camerosson a 35 secondi dal termine, ora è davvero durissima per la Salinis. Adesso Caetano ha poco tempo per pensare, deve andare direttamente sul secondo palo, ancora Bordignon, va con il piattone, Bordignon sigilla la qualificazione del Camerosson. L'uomo più pericoloso dell'ultimo che si è arreso, Perri stringe la mano a Bellomo perché finisce qui. Salinis 4, Camerosson 7.